benvenuti in un nuovo vlog. Dopo qualche giornata, penso 4-5 giorni che non giro assolutamente nessuna clip e sono già al secondo giorno di detox social, praticamente neanche su Instagram mi faccio vedere. Non che mi debba disintossicare dai social o cosa, perché do il giusto peso a quello che hanno i social, almeno nella mia vita non sono assolutamente esistenziali. Come vedete, io non parlo spesso della mia vita sui social, piuttosto pubblico qualche cavolata, musica, tutte queste cose qua. Semplicemente nell'ultimo periodo non sono assolutamente nel mood di pazienza, devo essere sincera, e quindi ho deciso proprio di disintossicarmi dai social in questa maniera perché faccio veramente fatica a non andare a cagare sostanzialmente, perché effettivamente è vero, la gente si annoia, la gente ha voglia di rompere le balls per qualsiasi cosa, per i capelli, per la protezione solare, perché ha questi, perché non ha questi, perché là, perché qua, cioè, che poi sono sempre cose molto velate. Ah, ma io non critico, però poi critico in maniera molto molto velatamente. Boh, io non lo so che problema si possa avere nella vita a star dietro alla vita altrui, detta proprio sinceramente. Io ho deciso finalmente sabato di farmi la tinta di questo colore, che non è il colore mogano ramato che avevo fatto, che ho sempre fatto, perché adesso si è mescolato con il mio di colore ed è questo marrone un po' caldo. E infatti ho acquistato una tinta che abbia proprio questo colore per tonalizzare un po' la ricrescita, per coprire quei capelli bianchi che ho, però lasciando comunque che sia simile alle lunghezze. Oggi è mercoledì, un mercoledì abbastanza, forse perché sono in questo mood, forse perché ho il marchese, forse, 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 però ecco, anche a me non farebbe male un po' di meditazione, un po' di distacco, un po' di equilibrio mentale, perché sono diventata veramente poco paziente. Ma una cosa che vi ho già detto anche negli altri video, la poca pazienza sta caratterizzando veramente l'ultimo periodo della mia vita, ma non nella mia vita reale, un po' al lavoro e un po' soprattutto sui social, perché io veramente non comprendo perché c'è tutto questo accanimento a scassare le balls in maniera velata e dire non critico ma critico, fare le maestrine. Cioè, ragazze, ci sono 800.000 canali veramente. Se non vi piace la persona perché vi sta antipatica, perché vi sembra che ne so, saccente, per qualsiasi motivo girate canale. Ce ne sono davvero davvero tanti, ma perché bisogna andare a rompere? Io non capisco, io non ho mai rotto nessuno sotto nessun video. Se non mi piace, giro senza tanti fronzoli, però a quanto pare non tutti sono come la sottoscritta, e per fortuna. E quindi ecco, mi sto un po' disintossicando, però nel frattempo ho detto tanto questi contenuti non li andrò a pubblicare subito, almeno giro qualche clip, passo a salutare i ragazzi e ragazze. Questo colore mi piace veramente tantissimo. Ovviamente io sono appena tornata al lavoro, mi sono cambiata, mi sono messa con il mio stesso giaccone felpina barra non so che cosa, che è bello bello caldo, perché qua il tempo è pazzo. 2 giorni fa sembrava primavera, adesso novembre. Fa lo stesso. Io spero che voi stiate bene e vi auguro un buon proseguimento. Noi ovviamente ci aggiorniamo più avanti. Buongiorno, benvenuti nella continuazione del vlog. Alla fine ieri sono passata per un salutino e poi non ho più girato una clip.
Così oggi ne ho approfittato per bere un caffè nella vostra compagnia, in vostra compagnia, che dir si voglia, tutta sfasciata. Oggi c'è un tempo da lupi. Pensate che l'altro giorno avevo fatto, l'altra settimana, quando avevo fatto il vlog, c'era il sole che spaccava le pietre, ho detto oddio, è arrivata la primavera, che è un po' la mia stagione preferita, ma anche il mio terrore per quanto riguarda l'allergia. E udite, udite, lunedì mette neve, cioè io scioccata, io amo la neve, però effettivamente la neve a marzo, perché la prossima settimana è marzo, ed è un po' che non si vedeva, poi vabbè il tempo fa sempre in tempo a cambiare, perché secondo me il clima è un po' una donna dentro, che cambia continuamente come gira la luna, e ci beviamo il nostro caffettino. Io lo bevo amaro. Questa settimana avevo detto che sono poco paziente, in realtà sono poco paziente e poco tollerante, e forse, e dico forse, ho capito qual è il mio problema. Credo di essere troppo impegnata e troppo stressata, quindi la richiesta del mio fisico è di fermarmi e di rilassarmi realmente, altrimenti finisco per mangiare qualcuno. Sono arrivata ai livelli tali da capire e rendermene conto da sola di essere una persona insopportabile, ma non sono insopportabile con le altre, salvo le persone che veramente mi irritano appositamente. Ma proprio non mi sopporto da sola, non so se vi capita, se capita mai anche a voi. E quindi ho deciso proprio di prendere questa settimana e fermarmi, complice anche, vabbè, il marchese che mi ha messo completamente KO, quindi questo mese, questo mese è un po' incavolato anche lui. Ma quello che ho proprio capito è che in certe situazioni bisogna proprio staccare la spina anche con lo sport, che in realtà è di solito ti fa star bene, ti fa scaricare l'energia negativa e tutto, perché proprio il fisico necessita di riposo. Infatti è una cosa che mi dice spesso anche il mio personal trainer, perché ragazze, io vi faccio vedere quando vado a correre, e io ho la corsa 3 volte alla settimana, libera quando voglio e scelgo il percorso che voglio, perché la corsa è il mio allenamento defaticante. Però io vado anche in palestra, ciao Tommaso, facendo appunto crossfit, a volte cambio, faccio pilates con i macchinari, e di nuovo da agosto, 1, 2, 3 da aprile comincerò l'hidrobike, perché io d'inverno ho freddo in piscina. Quindi io faccio diverse attività per non annoiarmi. La corsa, diciamo, è il mio allenamento defaticante che mi fa star bene, mi rilassa proprio mentalmente. E infatti il mio coach però mi dice, oltre al fatto che ti fa star bene andare a correre, camminare, eccetera, ma il tuo fisico ha bisogno, necessita anche di riposo. Riposo significa veramente riposo, di non fare un tubazzo di niente, perché il muscolo che, tra virgolette, tu vai a stressare tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, non ha il tempo di rigenerarsi. Quindi è vero che a volte capita che uno si impegna a fare attività fisica perché vuole un determinato risultato e non lo vede subito. Perché? Perché è troppo, come vi posso dire, troppo tarato, troppo militare, non dà il tempo al muscolo di rigenerarsi, perché quando vi allenate in maniera mirata il muscolo si rompe, quindi ha bisogno di tempo per rigenerarsi e diventare più robusto. Per questo noi vediamo i risultati, ecco. E quindi tu, quando lo stressi troppo, alla fine non vedi un tubasso di niente, e cosa succede? Che ti demoralizzi. Sembra che non stai facendo niente, sembra che non stai facendo abbastanza, e quando vuoi fare di più stai male, come per esempio io l'altra settimana mi si è infiammato dietro al ginocchio. Quindi il fisico ti ha già detto, Kate, fermati, perché ho bisogno di riposo. Io l'ho curato, sì, ma poi ho ricominciato a fare i cavoli miei, e oltre al ginocchio adesso mi fa male anche la gamba. Comunque sto rimpinguando la mia dolce gusto.
E quindi ho capito che se proprio non riesco a star fermo, vado a farmi una passeggiata, posso introdurre la corsa, sì, come ha detto il mio fisioterapista, ma una volta alla settimana e non devo assolutamente strafare. Quindi per chi si approccia all'attività fisica per dimagrimento, perché io non lo sto facendo per dimagrimento, io lo sto facendo per diletto e per scaricare la mia psicopatia mentale, perché lo sport mi fa bene, ma chi lo fa anche per dimagrimento, complice anche la dieta e tutto, non strafate, perché se strafate non vedrete mai risultati, anche perché è vero che la mente fa tanto, ma se fate le cose perché li dovete fare, entrate in un automatismo che non vi rendete conto quello che state facendo, e quindi non sapete neanche se lo state facendo bene. Non ascoltate quello che vi dice il vostro corpo e di conseguenza tutti i vostri sforzi vanno a farsi benedire. Io quando ho cominciato, gradualmente e ho ascoltato tantissimo il mio fisico, come ho imparato ad ascoltare la mia pelle, come mi ascolto sempre, e vi dirò ragazze, anche se ci sono dei mesi quando io mi alleno solo due volte alla settimana, non è che se no mi sono allenata quattro ma solo due vado allo scattafascio, no, perché ho allenato in maniera giusta i muscoli che dove mi sono focalizzato. Quindi anche se io mi fermo per influenza, perché mi si è infiammato un arto o per qualcos'altro, comunque là dove mi sono focalizzata regge per tanto tempo. Calcolate che l'anno scorso avevo preso il Covid e sono stata male 21 giorni, quindi 21 giorni a far niente, perché col Covid cosa vuoi fare? Poi ho fatto altre 3 settimane post Covid, perché l'avevo preso in maniera pesante, quindi affaticamento, tachicardia, cioè facevo le scale, mi sentivo una vecchia, intanto Tommaso fa lo show, quindi mi ero fermata per tantissimo tempo, e oltre al fatto di non essere ingrassata, ma quello non è la mia priorità, anzi io devo un po' mettere su i chiletti, infatti cerco di metterli con il peso del muscolo, perché io continuo a perdere peso, e mi ero fermata per tantissimo tempo, e oltre ad essere dimagrita, comunque la mia muscolatura c'era. Quando ho ripreso lo stesso ritmo che avevo 2 mesi prima, io non ho patito. Certo è che non bisogna strafare, quindi magari non sono partita nella stessa settimana a fare 4-5 allenamenti come faccio di solito, però ne ho fatte 2. Quindi quando io non mi sento, anche se la testa dice vai, spacca, spacca che sei forte, no, perché se il fisico ti dice no, è no, cioè lo devi ascoltare, altrimenti poi rischi di farti ancora più male, e cioè c'è una cosa peggiore, ragazzi, se ti si infiamma il nervo da qualche parte, ma a me dietro al ginocchio, poi mi si è infiammata la pianta del piede, poi mi è venuto il nervo sciatico, perché è tutto collegato, se tu ti fa male il piede cammini male e di conseguenza si infiammano altri nervi, altri posti, quindi bisogna assolutamente ascoltarsi e non strafare solo perché vogliamo vedere le cose nell'immediato. C'è tutto il tempo del mondo e dobbiamo allenarci perché ci fa stare bene e portare della serenità, oltre che ai bellissimi ormoni di felicità quando finite l'allenamento, però non bisogna assolutamente strafare. Quindi io in questo momento avrei voglia di fare qualcosa, sto meditando se andarmi a fare una passeggiata o una corsetta, visto che questa settimana io ancora non ho fatto niente perché non voglio stressare assolutamente il ginocchio, però essendo nel periodo quello bellissimo, sento tantissima ritenzione idrica e soprattutto non ho non ho più quella botta di testosterone, quindi sono quei classici giorni quando ti guardi e ti vede un cesso a pedale il triplo di quello che sei, brutto come la pece. E ve lo giuro, oggi io mi sento così, quindi potrebbe aiutarmi, però non devo assolutamente strafare. Niente ragazzi, io intanto con voi ho riempito la cassettina del caffè perché era vuoto, ce n'era uno. Ora penso cosa fare, sistemo un pochino cucina, zona colazione, perché al mattino lascio tutto allo scattafascio, e nulla, vedete quella bellissima borraccina rosa? L'avevo acquistata su Amazon
per bere acqua, se vi direte, Kate, ci hai rotto i cojones con sta roba di bere, sport, mangiare, insomma ragazze, sapete che io sono una sportiva diversa e qua non c'è nessun integratore, c'è proprio l'acqua. Perché l'ho presa? Perché mi aiuta a bere senza sforzarmi a bere e sentire la pesantezza dell'acqua, non so se vi capita. Questa è da 1 litro ed è intelligente perché parte dalle 8 del mattino, cioè 8, 9, 10, 11, 12 e l'una. E quindi voi fate un sorso, questa parte, quindi un sorso all'ora non vi sembra così tanto pesante. Poi la riempite, c'è il pomeriggio, quindi è 2 di pomeriggio, 3 di pomeriggio, 4 di pomeriggio, 5 di pomeriggio che è adesso, 6 e 7 di pomeriggio e alle 7 di pomeriggio di sera, insomma, avete finito di bere. Ha la clip alla sua cannuccina ed è molto molto comodo. Io perché l'ho preso? Perché non riesco a bere d'inverno nelle stagioni fredde, ma anche nelle stagioni calde. E purtroppo quando non bevo non è che ho sete, quindi il mio cervello dice sciocca, sciocchina, vai a bere, no. Io comincio ad avere giramenti di testa, comincio a sentire del malessere, magari non lo collego alla mancanza di idratazione. Quindi per me veramente è fondamentale bere, cosa che io non riesco mai a fare, soprattutto in inverno. E quindi l'ho acquistata per aiutarmi. È una settimana che bevo. E devo dire che non mi pesa assolutamente, alle 7 di sera arrivo all'attacca e sono contenta come una Pasqua. Poi in estate, primavera e estate è ancora più importante perché poi rimano gambe pesanti, rotture di maroni, eccetera. E qua magari, a parte che a me non piace bere il beverone drenante, forse riprenderò l'integratore gambe leggere di Erboristeria di Benasco, che quelle funzionano da Dio per tonificare le vene. Poi facendo un lavoro in piedi, addio. Quindi se anche voi fate fatica a bere proprio perché dice mi metto la bottiglia, però la bottiglia vi sembra troppo grossa, bere, non vi viene da bere, questo fate un sorso ogni ora e fidatevi che 2 litri lo bevete senza accorgervene. L'importante è però ricordarsi di avercelo. Lo trovate su Amazon. Amazon non mi paga, ma è molto comodo perché non gira, quindi vado su Amazon, clic e mi arriva la roba. Stay Hydrated, l'ho pagata 15 euro, anche la sua robina. Tra l'altro è molto carina da vedere, quando l'ho presa poi l'ho portata al lavoro, un sacco di persone dicono ma cos'è questa cosa, è bellissima. Effettivamente è bellissima, molto facile da riempire, non dovete neanche fare il montaggio, quindi ecco, se volete bere ve la consiglio. Poi magari potete metterci anche un bel drink qua. Io sono quasi a stemmia. E nulla, cioccolamente a parte, io vi auguro un buon proseguimento, io medito su che cosa fare, se andare a fare una passeggiata, intanto che sistemo quelle 4 cose. Thank you.
almeno io quando sto registrando è venerdì, giornata lavorativa finita e ora sto tornando a casa, quindi ho deciso di accendere la telecamera. Oggi è una giornata grigia, infatti c'ho un cerchio alla testa allucinante. Io ho sempre il terrore delle emicranie primaverili perché mi mettono a KO per 5 giorni. Vabbè, ora torno a casa e devo resettarla a casa. Oggi ho fatto make up con prodotti in smaltimento, come dice la mia amica Kate del canale L'Angolo di Kate, cui mando un bacio. In realtà sì, ho ripescato due fondotinta che avevo nel cassetto e non mi piacciono singolarmente, allora li ho mescolati e devo dire che l'effetto dopo 8 ore mi piace molto. Si vede anche il blush, il mascara e il famosissimo telescopic. Dopo 2 settimane che l'ho lasciato lì mezzo un pochino aperto senza utilizzarlo, ed effettivamente comincia a dare i suoi effetti. Che dite? Non mi fa le ciglia ragnetto, io ho le ciglia veramente piccine, piccolissime, e quindi devo dire che mi sta piacendo l'effetto, ma non mi piace lo scovolino, punge, a volte scarica troppo prodotto e quindi si deposita tutto sotto e addio, cioè al mattino si stampa ovunque. Infatti non metto mai gli ombretti perché certi mascara nel metterli si stampano, sporcano tantissimo la palpebra. Ora mi accingo a prendere il pullman e torno finalmente a casita. Questo è il percorso che io faccio, ovviamente sono in città e ora me ne torno nella mia campagna. Comunque, tornata a casita, mi sono un attimo rivista nel video e sembrava che c'avevo il naso lucidissimo, in realtà è super super luminoso perché ieri mi sono fatta una bellissima pulizia del viso, là c'è qualcuno che sta uscendo e questo è il risultato, c'è pelle super super glow, ma io sono opaca ma luminosa lo stesso. Finalmente tornata a casa, ora andiamo a rassettare tutto e vediamo cosa succederà. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a... Finalmente ho finito di pulire casa, non ci credo, perché voi dovete sapere che io non amo assolutamente pulire, anzi per me è proprio una vera e propria tortura, cioè ogni volta che devo pulire mi viene nervoso, però ovviamente mi piace vivere nel pulito e quindi mi tocca e io ogni venerdì pulisco, così ho il weekend libero, perché a me piace cominciare il weekend, che è una sorta di nuova era, oh, con una casa pulita. È vero che siamo in due, siamo tutto il giorno fuori casa, quindi non è che io ho da pulire o chissà granché, però dopo una giornata lavorativa pesante, 10-12 ore al giorno in piedi e la rava e la fava, anche pulire pesa, però vabbè, ho pulito casa, infatti ve l'ho fatta vedere nella clip, non sono andata nella zona notte perché lì c'era il pavimento ancora bagnato e come avete visto io non termino praticamente mai i detersivi per i pavimenti perché uso sempre il vaporetto che è più veloce, lava molto meglio e ho meno sbattimenti. Io faccio tutto con delle cose che mi creano meno fatica, ecco. Infatti mi sono innamorata dello sgrassatore di Chantecler alla lavanda, ce lo utilizzo per tutto, cucina, bagno, 2 secondi, pulito e tutto, fantastico. Certo che dire così apertamente su YouTube io non amo pulire, qua ti linciano, perché guai se dici che non ami pulire qua su YouTube, che passi per una sporcacciona che vive in discarica. In realtà ragazze sì, e ragazzi ci sono donne che detestano pulire. Se inventassero per noi poveri comuni mortali una casa autopulente, io sarei la prima che mi offrirei per testare il prototipo, cioè per dirvi
Detesto. Io non ho ancora la donna di servizio, perché comunque insomma, far venire in casa una persona estranea, non me la sento, poi dei gatti eccetera eccetera, però a volte ci sto pensando, perché vabbè, che due palle a volte. Finché ci riesco, finché riesco a starci dietro, va bene. Cioè, guardate come sono super super glow, adesso vabbè sono sparaflesciata dalla luce, però se mi tocco io sono asciuttissima, cioè, guardate. Comunque l'esfoliante di Miamo, l'acido salicilico, è fantastico. Infatti io non faccio scrub meccanico da una vita, faccio sempre questi a base degli acidi, cioè l'ho fatto ieri. Guardate, l'ho abbinata a una skincare super antiossidante, perché io di giovedì faccio sempre la skin, l'esfoliazione, detersione purificante, dove vi ho fatto vedere anche il video Silent Skincare, dove non parlavo. Quella è la mia detersione purificante maschera abbinata, anche se non ve l'ho fatto vedere quando utilizzo l'esfoliante di Miamo. Poi faccio l'esfoliante, una skincare super antiossidante, super idratazione, e oggi c'è, cioè, guardate, super. E sono le 6 di pomeriggio e sono stata al lavoro, vabbè che mi sono truccata, manco pulito casa, ho fatto miliardi di cose, infatti sono sfasciata, però adoro, cioè io mi guardo e mi riguardo. E nulla, io berrei un altro caffè, sti cazzi, perché tanto la giornata mia non è ancora finita, devo anche andare a fare la spesa piccola, perché oggi è venerdì e di venerdì sera si mangia la tartare, quindi devo fare assolutamente un salto alla Lidl. E nulla, caffettino e si ricomincia. Buongiorno, buon sabato, benvenuti nella continuazione del vlog, bel modo per presentarsi e come spaventare le persone da una clip all'altra. Oggi è sabato produttivo, restauro completo, ho fatto la tinta, in teoria dovevo tonalizzare il mio castano, ma si è scurito troppo, ma va bene lo stesso. Mi sono fatta una bella skincare detersione, una bella maschera, e ora finiamo insieme, così chiudiamo anche il vlog. Aspettate che butto via la maschera. Oggi c'è una giornata grigina, con un po' di sole, sto tempo non si capisce cosa vuole fare assolutamente, c'è sole, caldo, freddo. Come vi ho già accennato negli altri clip, la prossima settimana si abbassano di nuovo le temperature, quindi mi rivolgerò subito alla mia skincare stratificata, quella coreana, perché è quella che ha funzionato meglio durante questi cambi di temperatura e mi hanno salvato la pelle. Tra l'altro vi devo girare il video. Avevo usato un detergente nuovo, ma non vi ho fatto una skincare insieme, perché tra una roba e l'altra ho fatto la mia anche croc per i capelli mossi. Ho provato un nuovo detergente, questo Rose Calming, molto particolare, perché al primo posto invece dell'acqua ha l'acqua di rosa damascena, poi ha l'aloe vera, aminoacidi, centella asiatica, avena. Insomma, ha un inci interessante, l'avevo postato tanto tempo fa su Niche Beauty Lab. E poi ho usato un tonico di Nux che ho terminato, che è volato nella busta dei terminati, tra l'altro vi devo pure fare il video dei terminati. E ora finiamo, allora che cosa faccio? Vado ad utilizzare una Essence che ho acquistato da poco, ma che ho messo subito in uso perché non ne avevo altri. Questa è Galattomicedi di Tony Moly. Galattomicedi sono dei funghetti. È una Essence che promette tantissima luminosità, compattezza e elasticità alla pelle. Io non so voi, ma quando nel weekend mi dedico al riposo, quindi dormo qualche ora in più per recuperare le ore di sonno perdute durante la settimana, ho delle occhiaie pazzesche. Contorno occhi, ragazze, sto utilizzando questo che ho messo in uso da una settimana come siero contorno occhi, che mi sta piacendo tantissimo, è veramente un portento, ed è questo di Institut Esterdam Intensive Hyaluronic Eye. Lo utilizzo come siero contorno occhi, ha il suo applicatore. Io devo dire che non li amo particolarmente, perché quando si massaggia tutto il prodotto si sbrodola, e sarà fresco quanto vuoi, però non mi piace.
Invece il contorno occhi è pazzesco. Ora, io non so quanto sarà visibile l'effetto defaticante istantaneo, ma fidatevi che io l'ho visto, lo noto proprio anche tutti i giorni, la mattina quando mi sveglio, che mi va subito a defaticare la zona del contorno occhi, me la va subito a rimpolpare e risvegliare. È appunto un siero contorno occhi, è un gel, ma potrebbe essere utilizzato anche come un contorno occhi. Non ho una recensione, sono first impression. Ha una buona idratazione se non avete un contorno occhi esigente, però ha un aspetto super defaticante, rimpolpante. Non so se avete visto subito la differenza, come è andato a defaticare lo sguardo. Io lo vedo, cioè proprio la differenza è netta, netta, netta. Sembra una nonna Belarda, buongiorno. Allora, applicato il siero contorno occhi che agisce, vado ad applicare un siero. Ho cominciato a utilizzare questa linea che mi è stata mandata di VOOS Skincare Multimolecular Hyaluronic Serum con 8 acidi ialuronici, 8 peptidi e niacinamide. È un siero in gel. Devo ancora capirlo perché, allora, se lo applico sulla pelle umida fa una sorta di pappetta, perché di solito i sieri all'acido ialuronico li utilizzo su pelle umida, così penetrano meglio, ma fa una sorta di pappetta. Quindi lo applico proprio su una pelle quasi asciutta. È un siero molto vischioso, ma allo stesso tempo molto molto scorrevole. Si asciuga rapidamente e rimpolpa. Per ora ho notato l'effetto rimpolpante e lisciante, però appiccica un sacco. Quindi se non vi piace l'effetto appiccicoso, valutate prima di acquistare, ma queste sono prime impressioni perché lo utilizzo da una settimana. E poi sopra ci vado ad applicare il siero di Bioderma Hydra Serum. Sapete che io nel weekend ho una skin care molto molto basic. Comunque questo siero, dopo averlo applicato, sentite subito la pelle che si asciuga, tipo l'effetto gel d'aloe. Lascio la pelle un pochino appiccicosa, ma non è molto molto confortevole. Per questo io te applico un altro siero, perché come prima impressione non mi sembra abbastanza idratante da utilizzare come siero unico, e io ho una pelle molto secca, quindi ecco, non voglio che poi si incarta, pecorisce o si creano delle spaccature, cosa che mi succede sempre nella zona delle guanciotte e naso. E quindi applico un altro siero. Una volta che si è assorbito il gel siero contorno occhi, cioè guardate, boh, io la differenza la vedo, sarà sciroccata. Metto il Time Filler Control di Diego della Palma, che l'ho spostato alla mattina perché alla sera sto usando quello di Shiseido, quel contorno occhi fotonico, che tra l'altro sto utilizzando da, aiuto, mi sono sporcata, da due mesi ragazze, e sono ancora qua, cioè guardate, rende tantissimo questo contorno occhi. Questo è ottimo sia per mattina che sera, solo che al mattino dovete avere un'accortezza in più a farlo assorbire bene, altrimenti perché lui si fissa, crea una sorta di barriera. Ma se non lo fate asciugare bene, assorbire bene, poi vi porta via tutto il correttore. Cioè mettete il correttore fondotinta, avete proprio l'accumulo qua, non è una cosa bella. Però io lo faccio massaggiare perché comunque è un contorno occhi fresco, non è nutriente, è molto molto idratante, e quindi lo faccio sfumare bene. Vedete, non ne ho applicato tanto. Mi sta piacendo molto, però al mattino se sei di fretta bisogna dosare bene le quantità, altrimenti aiuto. Bene, e poi applico una crema viso. Utilizzeremo sempre la crema viso che mi hanno mandato, anche se la mia preferita del periodo, che sto utilizzando da parecchi mesi, penso da gennaio e siamo quasi a marzo, questa di Comfort Zone, che io adoro, la Remedy Defense Cream. È una crema lenitiva nutriente super indicatissima per la stagione fredda, lo indica anche l'azienda e io ve lo confermo. Ha una texture leggera, ma è una bomba e soprattutto rende tantissimo. C'è due mesi che la utilizzo e guardate dove sono,
è soffice, priva di profumo, ottima come base makeup, lenitiva, idratante tutto il giorno, lo potete utilizzare mattina o sera se volete una crema unica, perché sono ben 60 ml, indicatissima per la pelle disidratata, per una pelle che ha bisogno anche di essere nutrita ma non pesante, veramente stupenda. Senza profumo appunto per pelli sensibili è il top e rende tanto, cioè costa tanto perché costerà sui 50 euro ma rende tantissimo. Vado ad usare questa crema sempre abbinata al siero, questa invece è una crema super super leggera, troppo leggera per questo periodo, però me l'hanno mandata e la sto testando, è proprio soffice, vedete, cioè trasparente, praticamente una crema gel, è indicata secondo me per la stagione che viene. Anche questa contiene all'interno peptidi, acido ialuronico, crema peni e menta, fragrance free, eccetera. È morbida come crema, ma ne va applicata poco. Quindi se voi pensate ad avere una crema super disidratata e ne volete abbondare, con questa non potete perché crea dei birulini. Però ha un finish asciutto, perché una volta che si assorbe non la sentite molto molto fresca. Secondo me è veramente super super indicata per la stagione calda, è proprio un piacere applicarla. Effetto rimpolpante anti-age, non saprei perché ho cominciato a utilizzarla ora, è vegan e tra l'altro è made in Corea, quindi questo non me lo ricordavo, vedete, questa cosa mi è sfuggita, è una crema made in Corea. È rinfrescante, secondo me molto idratante e ha questo effetto lenitivo perché è proprio fresco, poi contenendo dentro la centella asiatica è il top. Come vedete si è assorbita subito, non lascia nessun finish, questa è, sì, non è bellarda oggi, questa è la mia propria pelle luminosa e io poi posso andare ad applicare tranquillamente il trucco, la protezione solare, quello che volete. Attualmente non ho in progetto di uscire, quindi non la applico la protezione solare, però se esco poi applico la mia solita questa. Tengo per ora questa perché non si sa se c'è, vedete, con le temperature un po' bisogna stare attenti, perché la protezione solare è troppo leggera, poi mi va a seccare la pelle. E poi vado ad applicare il balsamo labbra Sciallissimo, questo qua della Sienne, giusto per mantenere le elastiche, perché anche queste, sentite il mio amoroso che canta, si spaccano facilmente. E nulla, questa è stata la mia conclusione della skincare di sabato mattina. Penso di concludere il vlog perché oggi pomeriggio non ho intenzione di uscire e poi stasera farò la mia super pizza, non ve la mostro di nuovo. Fatemi sapere se vi sono stata di compagnia, io vi mando un bacio abbraccio e ci vediamo alla prossima.